Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, episodio un po' episodio non episodio, vero Mark? Sì, più o meno, insomma. Ecco qui la voce di Mark. Semi-episodio. Allora, abbiamo qui con noi, come potete sentire, anche il prof. Ciao. Esatto, semi-episodio perché innanzitutto volevo ringraziarvi ragazzi per i 100 iscritti al mio canale. Devo dire la verità, dal mio punto di vista saranno i miei primi 100, per me è... Non so, è Anche come giusto. ricevere. Sventro vivo, eh. Stavo dicendo che per me questi 100 è come ricevere una Ferrari a Natale, vero? Sì. Ecco. Perché è una bella cosa. Oh, e basta. Vai via. Sì, niente, vi volevo ringraziare appunto per questo. E dirvi che comunque. Penso che non avete fatto una brutta scelta di iscrivermi al mio canale. Pessima. Ah, ma allora ti sbatto fuori se continui, eh. Ah, sbattimi fuori. Io ti taglio giù le piante, ti faccio i danni. Ah, fai pure. Tanto dopo sono già da tagliare, da cippare, perciò. Ah, boh, allora. Dov'è? Dove sei? Qua. Causa danni e tradimento. Dove ero rimasto? Mi sono perso. Dei 100 iscritti. Che Ah, sì. avete fatto un'ottima scelta. Esatto, che avete fatto Vabbè. un'ottima scelta. In questa puntata praticamente vi porterò, vi porteremo, io e Mark, Bravo. una specie di test map giocato praticamente. Perciò gli vogliamo rivelare qualcos'altro? Ma no, dai. No. Vero? Gli lasciamo tutta la sorpresa. Bene ragazzi, allora godetevi la intro e noi ci vediamo tra poco. Ragazzi, eccoci di nuovo qui. Come potete vedere è tutto bianco. E sì, ebbene siamo nella mappa originale, però con una piccola variante. È tutto bianco. È tutto drogato. Allora, è tutto bianco, ma non è quello che sta pensando Mark. Peccato, Praticamente questa è lo tutta sento, neve. lo sento. Madonna santa, qua sti ragazzi giovani. Boh, Ah. vabbè. Va bene, ragazzi. Allora, da come avete potuto vedere dal film video, questa è
È praticamente la mappa originale, però è tutta ricoperta interamente di neve. Neve dappertutto. Neve, neve, neve e ancora neve. Ecco, e questo tira ancora. Boh, non lo so. Vedete, anche qui nelle strade Certo che se è metti la tutto speed player aperto. vai più forte, C'hai ragione anche te, guarda, mo' flash. eh? Ah. Il problema è che se vado a casa di Cristo, dopo venire, devo andare a prendere i trattori allo shop, come faccio? Ah, basta che ti teletrasporti? C'hai ragione, ma non mi piace. Niente, dai. Stavamo dicendo, non mi interrompere. Ma sta pianta qua? Che pianta? E questa qua di mezzo alle balle. Quella pianta lì l'avrà tirata giù la neve. Cosa ti devo dire? Tagliare, 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 tagliare. Mi sa che dopo ci toccherà quello lì. Perché appunto il caro sindaco di questa cittadina mi ha appena contattato e praticamente vorrebbe che noi gli ripulissimo tutte le strade, tutti i disastri che la neve ha combinato. Va bene, se paga. Se Ma paga, speriamo che paga paghi. ogni si se, se, se paga ogni singolo chicco di fiocco di neve sarà eliminato. Se non paga, se la toglie da solo. Madonna, ragazzo, c'è di manica larga. Guarda Allora, mi ha anche detto che qui allo shop ci ha lasciato due mezzi. lì qua. Vediamo. Beh, dai, non c'è male. Tu quale prendi? Prendi il vecchio scassato o prendi il nuovo che fa schifo? Ma non so, tra correre e scappare, prendo quello nuovo che fa schifo. Va bene. Così quello vecchio scassato te lo lascio a va. te. Speriamo Allora. che vada il riscaldamento. Ma sì, dai, al massimo metti le manine sul motore, dai. Allora, intanto io ne pesto già un po' di fresca. Allora, ti seguo. Ti Vai. seguo a manetta. Allora, partiamo. Ma questa qua è regolata male. Mi sa anche a me. Via. Partiamo Vai. a ripulire. Una bella ripulitura. Caro sindaco. Abbiamo fatto una cavolata. Sì. Davvero? Cioè? Per come è girata la pala. Oh! Ah sì, tu sì. Dobbiamo partire. No, anche tu. Dobbiamo partire dall'altra parte di qua. Dobbiamo partire di qua. Da Dici? dove? Certo. Dici che Okay, ce l'ha? tiriamo sempre la neve verso di te dove sei adesso. No, allora facciamo l'opposto, scusami, lo tiriamo la neve tutto addosso l'edificio. Giusto? Hai anche ragione te. Ciao Dio, pensi che si incazza il sindaco? No. Tanto poi dopo fonde, alla fine, quindi Vabbè, no, è vero anche quello. non c'è maiale. Dai, dai, almeno ci facciamo pagare bene, dai. Allora aspetta che Allora. passo dalla tua parte. Ripuliamo a modo. Oh, pirata della strada. Suonate. Gavate. Occhio, 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 occhio. Tutto calcolato. Mamma mia, mi sa che ci aspetta una bella giornata, Sì. Vabbè, eh? Vero? gasolio ce n'è, va bene. Sì. Almeno non ce li è andati vuoti. Vabbè, Vabbè, poi sono io il pirata, eh. Si ah, perché stavo guardando che mi era sembrato di vedere una. No, guardava il telefono. avevo visto una signorina affacciata allo shop, allora mi Ah. sono fermata a salutarla. Ma tu carichi di più col tuo, io ho col mio vecchietto qua. Questo coso qua vecchio non carica niente. Come non carica niente? Non carica nel senso di in donne. Non Vabbè, fa colpo sulle metti. donne questo qua. No, Ah, ho capito. Vuoi fare cambio? no, no. Sono già a posto così. Ho capito. Oh, pirata della strada. Ahia. Mamma mia. Allora, qui. Ma facciamo anche qui fin qua in fondo? Ma sì, dai. Ci toccherà, eh. Occhio. Occhio. Ecco. Aspetta!
aspetta. Assassino. Aspetta tu. Questo pesce qua. Stavo pensando, questi alberelli che la neve, come dire, simpaticamente, si dice simpaticamente? Sì. Ok. Che la neve simpaticamente ha tirato giù, cosa ne facciamo? Tagliare, 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 tagliare. Vabbè, ho capito tagliare, ma con cosa? Boh. Facciamo i tronchi e poi? E poi lasciamo lì che marciscano. Ma no, dai. Vediamo se allo shop c'è qualcosa di bello che ci potrà servire, dai. Vai. Allora, andiamo allo shoppi. Equipaggiamento silvicoltura. Oh, lo sai? Mm. In questa concessionaria vendono una praticamente cipatrice da sollevatore. Però, ci può essere, ci può essere utile? Molto utile. Dici? La prendiamo? Molto. Prendila. Dai, questa neanche tanto, 52.000, dai, vediamo. Così magari facciamo anche del cippato. Mm-hmm. Mettiamo via. Allora, solo che poi cosa ci serve? Anche un carretto, eh? Ci serve il carretto e... Boh, un caricatore frontale. Caricatore frontale, ok, allora. Carretto. Il carretto cosa prendiamo? A quello che vuoi. Perché secondo me bisognerà che ne prendiamo uno piccolino, perché non è che abbiamo dei mezzi grandissimi, sì. Che ci è andato a disposizione. Allora, c'è il Fliegel perché porta 32.000. Ma mi sembra un po' eccessivo un 32.000 litri per... sai anche a me. Perciò... Boh, prendiamo la Growliner, dai. Prendi la Growliner. Ok, allora. La Growliner. Perfetto. Vediamo un po' i nostri acquisti. Ah, ma te dici che funziona? Speriamo. Ma speriamo bene davvero. Ah, con poco la motosega. Ma non l'ho presa? Non lo so. Vabbè dai, ci mettiamo lì con le ditine a grattare. Sì, sì. Coi denti. Coi denti. Coi denti. Allora, via, la McCulloch. Per forza. Quanti soldi ci sono rimasti? Vediamo. Beh, no, dai, abbiamo ancora 122.000. Soccio. Cioè, siamo mezzi ricchi. Mezzi. Mezzi, esatto. Calcolando che dobbiamo anche restituire il mutuo. Perciò... Beh, tanto a quello ci pensa il sindaco. Dici che ci pensa lui? Sì. No, speriamo bene, te la vedi troppo facile per i miei gusti, te lo dico. Io penso che ce la paga poco sta spalata, boh. Dov'è che si attacca sta roba? Cosa? Sta cipatrice qua dov'è che si attacca? Sai che non lo so. Infatti adesso volevo fare un po' di spazio qua. E poi dopo volevamo usarla perché ecco come sono andato a incastrare. Pensa te. Fai i favori alla gente di fargli il dialetto te. E poi ti vai a incastrare. Ecco. E adesso? Cavolo che si attacca questa roba. Dai, bam. Beh, ho fatto fuori gli scalini qui, lo dico. Ottimo. Aspetta, va che faccio così, va. Qua finisco io. Ma... Adesso proviamo, Che secondo me, ma dico solo secondo me, si dovrebbe attaccare a rigor di logica se da là entrano i tronchi. Da qui. Esatto. Attacchi al tuo, sì. Lo attacco il caretino. Attacca il carrettino. Ma io sono ancora perplesso, secondo me non funziona. Loro la vendono come buona, ma boh.
lasciato già un po' in terra. Devi dispiegare prima l'attrezzo. Oh, ok. Diamo una pulitina. Allora, ci taglierà da qui. Stai laggando? No, un pochettino. Non c'è neanche male. Allora, se riesco a trovare il punto, non lo trovo. Qui. Boom! Ah, ti è caduto in testa. Mi sa di sì. Vabbè, io non ho sentito niente. Ah, neanche io. Oh, bravo. Testa dura la tua, eh. Allora ragazzi, intanto che io e Mark, come si dice Mark, sramiamo, puliamo, sì, disboschiamo, sì, puliamo la pianta, esatto, puliamo la pianta e, facciamo una bella cosetta, va. Cosa sta facendo quello? Ah, prendo il carro vicino. No, no, glielo attacco direttamente al sano, all'altro. Ah, glielo attacchi dietro? Eh sì. C'è anche a me, forse è la cosa più ovvia. Almeno se la prende già da lì. Esatto. Io riuscirò a pulire qualche rametto? Vabbè. Mi fermo perché vedo che Mark è più bravo di me. Allora, stavo dicendo... tanto che Mark pulisce. In un messaggio che mi è arrivato tramite un video del mio canale, devo fare un ringraziamento particolare a ora il suo nome del suo account YouTube è Giovanna Cerbone, però io penso che sia comunque un ragazzino o un ragazzo di 13-14 anni che comunque mi segue o ci segue comunque tutti quanti noi youtuber, e volevo ringraziarlo particolarmente perché praticamente qualche giorno prima di Natale mi ha inviato un messaggio, un commento dicendo: sarebbe bello che anche tu facessi una tua piccola serie. Allora io volevo rispondere a questo ragazzo, signore, giovane, biondo, come volete chiamarlo, come esso si chiama, non lo so, io lo conosco soltanto come Giovanni Cerbone, perciò quando e se cambierà nick o comunque avrà un suo profilo personale, spero che mi ricontatti. E, stavo dicendo, lo vorrei ringraziare particolarmente perché comunque mi ha dato una piccola idea su come iniziare una piccola serie, perché io prevederei che comunque al di là del fatto del lavoro che adesso il sindaco ci ha appioppato qui di ripulire praticamente tutta la mappa, cosa che non succederà tutta in questa puntata ma succederà in più puntate, praticamente il sindaco ci ha dato la disponibilità di usare questa mappa come una farm, come dire, in affitto. Mark, cosa dici? In affitto, diciamo, o in prova o comunque in custodia, una cosa del genere. Perciò siccome io poi a questo ragazzo penso gli ho risposto non si sa mai, che sai, chiedere le cose sotto Natale magari i desideri si avverano, ho deciso sempre che il sindaco poi sia d'accordo, che gli vada bene il lavoro che abbiamo svolto, di prendere in affido questa, come dire, questa azienda, questo posto, questo sito. Mm-hmm. Lo vedo molto buggato io questo ramo. Parecchio. Già. Quindi di al sindaco che non prende già più niente. Sì. Mi sa che. Al massimo ci faccio andare degli altri soldi, dai. Sì, sì. Io me li faccio dare di sicuro dei soldi al sindaco, se no. Non lavoro.
Adesso casomai uno di questi giorni lo ricontattiamo e gli chiediamo un po' di parcella, dai. Va bene ragazzi, io intanto stoppo un pochino, così da vedere un pochino come siamo messi, perché vedo che comunque sto albero ci impiega un po' di tempo, e ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo qui ragazzi, ho ripreso il video perché vi volevo far vedere questa cipatrice che a quanto pare funziona anche abbastanza bene, che come potete vedere è anche abbastanza pratica. L'unica cosa è che fa un po' fatica a prendere dentro il tronco. Oh, adesso la prendo. Questo che non prende dentro anche me poi. Vabbè dai. Provai che sia. Ah, ma certo. Sono i primi denti, sai, che fanno male. Dopo tutto il resto ci si abitua. Ah, ecco, allora prende dentro, non prende dentro, prende dentro. Posso mi sta sempre ti asso giù io, Sì, dai. Tira là dentro. Spingiamo. Dagli un cuccio, dai. No, lo passa sotto. Come passa sotto? Eh sì. Cavolo, io ho passato sotto. Vai, vai, vai. Hai trinciato anche il sciamo. Lagoni, 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 lagoni. Ah. Dai, prendi dentro. Perfetto. Dove facciamo un cipato anche con la neve? Ma magari funziona. Vediamo. Aspetta, facciamo una bella cosetta, va. Allora, spegniamo, se no li tira dentro. Esatto, perché se no si vede niente. Mi hai tagliato di lì. Aspetta, aspetta. Non l'ho buttato lì dentro. Ma di fatto forse... Mi sembra, ma... Quando è in moto sto lavoro qui è una pesa. Dai, tira. Non fanno che spostare. Vai. Oh, uno l'ha preso. Quasi. Uno l'ha preso. Lascia maneggiare a me. Allora. Ferma, ferma. Ok, questo è andato. Va bene ragazzi, noi adesso continuiamo ancora un po' e poi dopo ci rivediamo più tardi. Allora ragazzi, eccoci di nuovo qui. Voglio far vedere un pochino il lavoro che abbiamo fatto. Qui Mark si è divertito a fare a palle di neve. Ci sono tutte le chiazze di neve in giro. Abbiamo pulito un pochino qui nei dintorni, dei casetti qui, dei capannoni, potete vedere. Speriamo che possa andare bene. Ok, la stradina, strada che va nella strada principale. Poi qui Mark si sta dando ancora da fare, ecco qui che suona, che mi consuma tutto il clacson. Parla il sindaco. Esatto, allora continua a usarlo. Mettici un mattone sopra. Allora, poi ho fatto la stradina per andare fino al
Ok, esatto, difatti Adesso questo. ti prendo in pieno. No! No, grazie. Ho preso in pieno un muretto. Allora, obiettivo di stasera è quello di arrivare al riscaldamento, così almeno il cippato che ricaveremo dagli alberi. Ma qui cosa hai spostato? Anche un albero? Ma lo dobbiamo cippare. Ebbene, lo scippiamo poi dopo. Va bene. Stavo dicendo, l'obiettivo di stasera era proprio quello di pulire la zona del concessionario dove ci hanno dato i mezzi e il reparto qui della zona del centro di riscaldamento, in modo che così riusciamo anche a vendere il cipato che ricaviamo dagli alberi che troviamo magari per la strada, perché ho già visto che qui ne è caduto uno, là al concessionario ce n'era un altro e comunque gli alberi normali fanno molto cippato, a differenza dei tronchi di pino, e di conseguenza sì, andiamo avanti Ne così. Esatto, approfittiamo. ne approfittiamo. Boh, adesso libereremo anche questa zona qui e ci rivedremo dopo, magari se non è forse anche troppo, facciamo anche i saluti. Eccoci di nuovo qui, ragazzi. Allora, abbiamo sgomberato dalla neve anche il centro di riscaldamento. Adesso Mark venderà il primo carico. Aspetta un attimo che apro il LUD, vediamo quanto ci dà. Il primo carico di cippato. Carico, mezzo carico poi perché. A quanto siamo? 10.000 litri ce n'erano, più o meno. Dai. 22.000 ci ha dato. Vabbè, Beh, due alberelli un pochino neanche tanto grandi. buono. Non c'è male. Allora, per questa puntata è tutto. Io intanto ringrazio Mark per la compagnia, per la collaborazione. Ma di nulla, grazie E spero che comunque si sia divertito, a te. Sì. perché Sono lavori nuovi. esatto, penso che comunque sia una cosa un po' diversa dal solito, molto diversa dal Esatto. solito. Allora ragazzi, innanzitutto vi voglio comunque di nuovo ringraziare voi che comunque mi sostenete e ringrazio tutto l'Iron Team che comunque mi ha accolto in questa grande famiglia e comunque ci si aiuta tutti Grande. quanti. Sì, esatto, tanto grande non è, ma comunque grande lo stesso. E niente, noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao! Ciao ciao!